Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto per ottenere dal Parlamento l'assegnazione di un fondo speciale per i bisogni della nostra città. Con questo progetto di espansione, noi e la giunta comunale al completo ci presentiamo alle imminenti elezioni davanti ai nostri concittadini, sicuri che anche questa volta essi non vorranno negarci quella fiducia che da anni si è permesso di presentarci in consiglio comunale con la maggioranza assoluta. Ma... Insomma, che volete? Noi vogliamo che il Consiglio Comunale nomini una commissione d'inchiesta nella quale tutti i gruppi siano rappresentati per indagare sulla speculazione edilizia. Lei sa benissimo che non possiamo nominare commissioni d'inchiesta quando la magistratura è interessata. Lo abbiamo già detto. Noi chiediamo un'inchiesta sulla speculazione edilizia nella nostra città, ma di questo la magistratura non se ne occupa. Perché intanto l'assessore edilizia non ci dice se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza prescritte? Sono pronto a chiarire. Non chiarisci proprio niente. Su questo argomento questa sera non si parla. Abbiamo problemi più urgenti da dire. Togliete la parola anche al vostro assessore, tanto avete le mani sporche. Le nostre mani sono pulite. Sono pulite. Permettete allora all'assessore di dirci qual è la ditta che sta eseguendo i lavori in Vico Sant'Andrea. Lo sanno tutti, è la società Bella Vista. Ma lo sa il sindaco chi è il maggior azionista di questa società? Ma se il sindaco non lo sa, e lo sa benissimo, glielo possiamo dire noi, perché già da tempo abbiamo denunziato la cosa sulla stampa. Il maggiore azionista è il consigliere Edoardo Nottola, e il direttore dei lavori è il figlio, che si è reso latitante dopo la disgrazia. Comunque, il consigliere Nottola è anche un privato cittadino. E nessuna legge gli impedisce di investire i suoi capitali in una impresa edilizia. Il consigliere Nottola è padrone di investire i suoi soldi come vuole, ma non di speculare con la complicità degli organi del comune. Ma che sta succedendo? Quelli che dicono? Vogliono la commissione pure loro. Anche quelli del centro? Ma a che gioco giochiamo? Si stanno preparando la campagna elettorale. Noi non possiamo permettere che sotto le elezioni si metta in dubbio l'operato della nostra amministrazione. Passa i voti. E già, così tutti sanno che siamo solo noi che non vogliamo la commissione d'inchiesta. Io invece la do
Appunto perché siamo sotto alle leggi. Per non trasformare questa inchiesta in una speculazione politica preelettorale, vi chiedo di mantenervi nei limiti che ci sono stati imposti. Per essere chiaro, voglio ripetere ancora che questa inchiesta deve indagare sul comportamento degli organi di amministrazione di questo comune, nei confronti dei costruttori e delle imprese per quanto riguarda però l'incidente di Vico Sant'Andrea. E così che cosa potremo scoprire? Al massimo che qualche funzionario ha preso la bustarella. Ah, non incominciamo con queste accuse gratuite, altrimenti facciamo di ogni erba un fascio e lo bruciamo come un falò. Avvocato, qua nessuno vuole bruciare niente. Qui vogliamo fare un'inchiesta che serva a qualche cosa. D'accordo, non a perdere tempo. Ma che perdi di tempo? D'accordo, nel fare l'inchiesta e perciò siamo qui, non per gettare discredito sui nostri funzionari. Ha ragione. Noi dobbiamo affermare l'onestà dei nostri funzionari, non la loro disonestà e compromissione. Bravo. Bravo. Non parliamo di onestà. Come se non sapessimo le cose come vanno. Queste sono le nostre premesse. Ingegnere, vada avanti, prosegua pure. Effettivamente, sia nel piano regolatore del 39 che in quello successivo del 58, non ancora approvato, la zona dove costruisce l'immobiliare Bella Vista risulta destinata a suolo di utilità pubblica. E a noi basta questo. La prego. Con la delibera che state ora esaminando, il Comune ha autorizzato la vendita di tale suolo all'immobiliare Bella Vista. Come era sua facoltà. Ed è in forza di tale delibera che, per i miei uffici, tutto è in regola. Ingegnere, basta così. La Commissione la ringrazia per i chiarimenti da lei. Signori, buongiorno. Buongiorno. I chiarimenti che l'ingegnere capo degli uffici tecnici di questo comune ha dati escludono, come del resto era prevedibile, ogni irregolarità nel funzionamento dei nostri uffici amministrativi. Deploro quindi, deploro l'operato del consigliere De Vita che con le sue indiscrezioni e con il chiasso che ha provocato sui giornali sminuisce, svilisce l'azione e il prestigio stesso della nostra commissione. Il fatto che non sia corretto prendere decisioni che riguardano tutti i cittadini come la vendita a un privato di un solo pubblico senza averla discussa in consiglio comunale è una questione di ordine morale e io non posso pretendere che voi siate sensibili a argomenti di questo genere. Perciò stiamo ai fatti, stiamo ai fatti. Che cosa ha accertato la commissione in questa prima fase dei suoi lavori? Che un suolo destinato a pubblica utilità è stato venduto con delibera della giunta comunale a un'impresa privata. E questa impresa appartiene a un consigliere comunale in carica. Sono questi i fatti. Su questo siamo tutti d'accordo. E allora diciamo, mettiamola a verbale. De Vita, ma lei ci ha preso per dei bambini. Noi siamo stati chiamati qui per accertare se vi sono state irregolarità nel funzionamento degli uffici del comune, non per emettere un giudizio politico sull'operato della giunta. Noi abbiamo accertato la regolarità di tutti gli atti e questo è che dobbiamo mettere a verbale. Ma insomma, lo volete salvare per forza questa nottola? Qui ci si mette anche lei adesso. Balsamo, concludiamo i lavori della commissione. Di questo ci occuperemo in altra sede. Noi dobbiamo rispettare la legalità, rimanendo nei limiti della inchiesta, di questa inchiesta. No, voi così la legalità non la rispettate affatto. Anzi, voi finite per andare contro la legge servendo del vostro diritto di maggioranza. Qui sono venuti fuori due fatti gravissimi. Primo, un suolo pubblico è stato venduto a un privato. E che destinazione avrebbe avuto? Un giardino, una scuola, un ospedale, che ne possiamo sapere noi? Secondo, la giunta ha deliberato senza consultare il consiglio comunale. E quando sono in ballo gli interessi di tutta la cittadinanza, cioè inammissibile, perché viene a mancare quel controllo sull'operato della maggioranza che solo un'opposizione può esercitare e che è l'unica garanzia dell'istituto democratico. Desidero rispondere, presidente. Sentito, non è solamente la sinistra che ha parlato. La verità è che quando manca la volontà politica andare in fondo alle cose, una commissione come questa non serve a niente. Questo l'avete voluto. Noi andremo avanti con un altro sistema. La